È quasi Halloween, ragazzi. Insomma, ci sono delle ragazze che ad Halloween, pur di conquistare il loro amore, farebbero di tutto. E di solito ci piace diventare delle Yandere su Yandere Simulator, ma purtroppo non esisterà più e non lo giocheremo mai più. Visto che il creatore si è scoperto che è un vero criminale, e non spiego cosa nei dettagli, e insomma, non credo lo giocheremo. Ma per fortuna le Yandere non spariscono mai. Infatti, giocheremo a Yamame Love Life. E siamo qui per fare una nuova partita con una nuova Yandere in una nuova scuola. Quindi siamo pronti. E siamo ovviamente dal giorno 1. Ok, allora assomiglia tantissimo a Yandere Simulator, vedo. Questa è la mia stanza, che devo dire che è molto carina. Quella è Amanda là sopra. Non inizia bene, non inizia bene. Oh, che bello! Questo è il lettino, il mio pigiamino. Qua c'è la mia Nintendo Switch. E posso decidere in teoria di fare. Ok, no, mi sono vestita. Quindi adesso sono le 6. Devo andare prima di andare a scuola. Andiamo. Oh, questa è casa mia. Posso entrare in tutte le stanze? Ora sono curiosa. Ah, questo è il bagno. Beh, che devo dire? Sono ricchissima. Altro che bagno. Questa è una piscina dentro casa. Bene, bene. Allora, vediamo. Possiamo poi andare a uscire da qui. Andare al corridoio. Ok. Questa è la nostra stanza. Da qua si ritorna in bagno. Ok. Scendiamo giù. Certo, è un po' vuota questa casa. La cucina, niente a che fare con il bagno. Quello è sempre da più ricchi. E qua abbiamo lo scantinato. Beh, sappiamo dove dobbiamo portare le persone di cui noi siamo gelose, no? Si accende la luce? No, manco morti. Deve essere un posto inquietante, giustamente. Va bene, possiamo uscire adesso. Possiamo uscire. Andiamo. Andiamo a scuola in città. Prima di andare a scuola, andiamo in città. Ma è bellissimo! Oddio! Stia attento! No, Pippa, cosa? Oddio, la città è più pericolosa di me. Sicuramente questo, ragazzi. Dove posso andare in città? C'è una mappa, posso aprirla? No, ok, non posso aprirla. Pensavo di aprirla. Andiamo verso di qua. Vedo che c'è un supermercato. Sono più veloce di un taxi! La polizia, oddio, quella se mi vede ammazzare qualche mia compagna di classe è un problema. Allora, qua c'è la metro. Però non voglio andare alla metro, voglio andare al negozio. Attenzione! Mio Dio, la città più trafficata del mondo. Cosa si compra al supermercato? Oh mio Dio, welcome. Cosa posso comprare? Ah no, sto lavorando. Cioè, da Yandere assassina un secondo. Prego. Non so cosa sta succedendo, ma boh, prego. Forse l'ho fatto troppe volte. Ho sbagliato. Va bene, no, 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 faccio la Yandere, me ne vado a scuola. Oppure ho perso soldi. Oh no. Ok, mamma mia, quanto è simile a Yandere Simulator. Questa borsa è mia? No. Qualcuno l'ha persa però, peccato, volevo rubargli l'iPhone dentro. Mi sembrano tutti molto super felici di andare a scuola, ci posso parlare? Ciao, Fra, come stai? Ah, posso fare un sacco di cose per renderlo felice. Insultiamolo, flirtiamo con lui addirittura. Flirtiamo con lui. Niente, mi ha detto che praticamente non posso flirtare con lui. Infatti è scioccato perché non sono abbastanza seduttiva per adesso. Devo studiare per diventarlo. Ma chi è il mio senpai in questa scuola? Forse ancora non ne ho uno. Lo devo conquistare? Ma quanta gente c'è? Oddio, ok. Forse magari posso scoprire che il senpai andando al centro. No, la scuola è completamente diversa. Magari è lui il senpai? Ciao? Posso parlarti? Uè, Fra! Ok, facciamo. Ciao! Hai bella giornata! Ok, ha apprezzato che io ho detto che gli auguro una buona giornata. Allora, questa è il prima delle classi. Noi possiamo andare in giro a guardare. Sì, possiamo, ci sono. Vabbè, come un po' gli Yandere Simulator, la classe di musica. Dove non posso entrare, credo. No, invece sì. Ok, io penso che dovremmo trovare delle armi. Tipo questa tromba qui sopra, non la possiamo prendere? No, peccato. Oddio, perché è così triste? Amica, che succede? Ok, non vuole molto parlarci. No, è proprio messa male, raga. Ok, qua posso iniziare le lezioni, che è quello che fa dire di fare, perché non so chi è la mia, insomma, nemica, se devo uccidere qualcuno. Cosa divento più brava? Psicologia? Vai, sono una psicologa io, ragazzi. Ok, stiamo studiando. Vediamo un po' cosa dovremmo fare. Siamo state velocissime, perfetto. Mi fate passare. Fatemi passare. Madonna, ragazzi! Oddio, così faccio le foto. Oh mio Dio, sto volando! Raga, che carini che sono! Tutti in fila! Questa mi sembra un'insegnante. Amo? Amo? Senti, no, è la presida. Oh, la preside? La presida. Ma questa è proprio. Questa è proprio. Aiano! Aiuto! È diventata la preside di questa scuola!
Ma com'è possibile? Allora, lì vedo che c'è l'incineritore, ok. Ma quello che dobbiamo fare adesso, ragazzi, è trovare un'arma. Cioè, io sono una Yandere senza armi. Ma com'è possibile? Oh, ok, qua posso nascondere i corpi qui dentro. Ok, così ho capito che posso trovare delle armi. Non so perché ci sono delle cose qui, ma ho visto che qua dentro, dove c'è il giardino, che mi sembra che non sia, insomma, custodito. No, c'è una motosega, ma non posso raggiungerla. Come la apro? Dove entra... Con chi parlo? Con chi posso dire che voglio ammazzare qualcuno? Scusatemi. Ah, questo posso aprirlo però. E qua cosa c'è? Scusami. Ok. Ah, un sacchetto per nascondere le cose. Ma io voglio qua. E questo? Cos'è? Oh, ho tolto... Oddio, ho tolto i cartelli così sì, la gente può cadere qui dentro. Ah! Eccole le armi, erano qua davanti. Che bella, è una crowbar. Oddio, devo togliermi... Ok, togliamo questo e prendiamo la mia arma. Allora, dobbiamo trovarci, visto che non c'è una nemica in questo gioco. Io direi, ho preso le forbici, più bella effettivamente della roba. Dobbiamo trovarci una nemica, vediamo quella che ci sta più meno simpatica, ok? Guarda quanta gente, io direi che non ci stanno simpatiche nessuna. Ok, raga, quindi direi di farle tutte. A posto, uno. Ma come urlano? No, non andartene. Via, madonna, che cosa sono? La WWE sto facendo, ragazzi. Ok, dove sono scappate le altre? No, 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 non andatevene. Non andate, se come non ho un'amica devo farlo con tutte. È più forte di me, scusatemi, no, quella più avanti devo ammazzare così. Oddio, ferma, ferma, ferma. Madonna, ragazzi, ma quanto sono forte, scusatemi. Un po' troppo. Questa qui non ha più la faccia. Ok, mi sa che devo ridere perché sono messa un po' male. Scusatemi, oh mio Dio. Madonna, raga, se faccio paura. Ah, tutto a posto comunque, io rido e sto bene. Sono leggermente sporca, ma secondo me si può risolvere questa cosa. Ma basta, ok, ok, è stato divertente. Dobbiamo togliere l'arma, che dici? Ok, e portare con noi la fra. Oddio, oddio, sto un po' sporcando. Aspetta, trasciniamola. Oh mio Dio. Allora, devo dire che è molto simile a... ma, aspetta, vado così lenta. Un po' più veloce, è molto simile a Yandere Simulator. Però, caspita, non ha molto senso. Io non ho capito quando avrò una nemica. Dovrò conquistare forse qualche senpai. Magari dopo che avrò nascosto tutti questi corpi, non so dove, ragazzi, ve lo dico. Dovrò cercare il mio senpai. Oddio, sto un po' sporcando il pavimento. Però meno male che c'è il bidello. Che qua c'è la prof, forse non è una buona idea. Ok, qua, così, davanti alle professoresse. Senza che loro dicano niente. Ciao, ho appena ucciso la mia compagna. YOLO, va bene. Ok, questa non la portiamo adesso, dai. Oh, questa era del club di giardinaggio. Magari lei aveva le chiavi. Vabbè, non importa più. Ah, noi l'abbiamo presa dalla gamba. Vai, di qua, amo. Tanto non gliene frega a nessuno che sei morta, te lo posso assicurare. Ok, ci è voluto un po'. Ragazzi, troppo lenta a portare i corpi. Oh no, l'ha acceso, un attimo, l'ho scordato. Voglio vedere come funziona il sistema di poter bruciare i cadaveri. Questo gioco, ok, scusate. Ci metto un po'. Madonna santa, è quanto pesi. Ma cosa hai mangiato a Natale? Me lo spieghi? Oddio, gli sto rompendo la gamba. Ok, posso buttarlo dentro? Put. Oh, madonna. Ma ragazzi, ma sono una wrestler incredibile anche. Cosa mi servono questi? No, dei cioccolatini nel mentre io brucio le persone. Comunque non c'è nessuno in sta scuola. Stanno tutti mangiando, non gli frega niente. Nessuno si chiede dove è finita Camilla. Che... Uno spin ma un re... Uno spin ma un re... Va bene, oddio. Tutta, senti, coprati, chiudi le gambe. Qua si vede tutto, amo. E due... Ok, manca solo l'ultima. Madonna, ma ci metto 60 anni. Lei come si chiama? Mamma mia, certo che qua il sangue è super realistico. Cioè, quasi brilla, ragazzi. Siete delle wings, incredibile. Mamma mia, che faccia preoccupata e morta questa. Amo, tutto ok? Cioè, mi sa che hai visto una bellezza come me mentre morivi. Per poi avere quella faccia così scioccata. Caspita. Vedi, lei perché è stata carina con me la sto prendendo dalla manina. Infatti è super contenta, mi sembra. Troppo. Ci siamo! Madonna, cioè ragazze, fatevi, cioè fate un po' di dieta. Troppo pesanti. Ok, adesso che abbiamo fatto questo, ci sarà un posto dove io potrò lavarmi, no? Cioè, o forse no. Un bagno? Cioè vedo che ci sono dei bagni tipo dentro. Però come faccio a togliervi tipo la divisa? Non posso? Mi sa di no. Mi chiedo, nel senso, se le professoresse si accorgono del fatto che io abbia del sangue addosso. Amo?
Tutto ok? Posso parlarti? Non, hai bisogno di aiuto con le tue lezioni? Cioè, non notano che io sono sporca del sangue delle loro studentesse? Va bene, ok. E allora io, buco, che cosa faccio? Direi di andare a lezione così. Ah, no, non posso. Non posso perché? Non posso andare in classe perché è sporco a terra? Dai, ti prego. Corpi o witness? Ragazzi, non so come ho fatto, ma sono finita nelle ventole. Cioè, dove sto andando esattamente? Ah, così, in classe? È stato easy. Va bene. Ok, raga, potrebbe esserci un problema. È il momento che tutti tornano in classe e io sto ancora cercando un bagno. Dove pulirmi? Dove sono i bagni? Madonna, mi sono, sono fatta addosso. Che è successo? Madonna. Vabbè, ma è un po' di sangue. Cioè, un po' esageratine siete. Oddio, forse non devo entrare qua dentro. Che dite? Però dove sono i bagni? Scusate. Ci sarà una... una caspita di doccia in questa palestra, magari. Vabbè, a me stanno notando il sangue a terra, ma non me che vado in giro col sangue addosso. Va bene. Ho trovato il bagno! Mentre tutti urlano. Ho trovato il bagno, perfetto. Oddio, ho solo 4 minuti per scapparmene. Oddio, dove mi cambio? Uniforme. No, uniforme non posso, giustamente. Oddio. Towel. Towel. Fatemi cambiare! Ok, posto. Faccio così. Vado qua dentro, scusatemi. È come gli Andre Simulator questa parte. Ho l'ansia che di... dove mi doccio? Qua? Una doccia, una doccia. Ok, questa qua. Ho 4 minuti a fare la doccia. Non ho mai fatto la doccia così velocemente tutta la mia vita. Ok, via, via, via. Ok, a posto. Mi sono lavata, grazie, grazie. Adesso forse è meglio che mi metto il coso della ginnastica. Ok, ci siamo. Prendiamo questo. Non posso prenderlo. Voglio raccoglierlo. Take. No, aspetta, missing items, che vuol dire? Non posso bruciarlo? Vabbè, non importa se è la mia divisa, basta che bruciamo a sto punto i corpi. Non la posso raccogliere, ragazzi. Non so che dire. Cioè, mi scopriranno per questa cosa, perché non posso, insomma, bruciare i corpi. Forse è meglio se provo a pulire a terra. Ok, bruciamo questi comunque, F, a posto. E vediamo se riesco a prendere qualcosa per pulire a terra, no? Tipo bella lavanderina. Aspettate un attimo. Quindi in teoria, madonna, ho 3 minuti. Dentro il bagno ci dovrebbe essere da qualche parte. Esatto, il secchio per pulire. Cosa prende? Il mop. No, me lo devo portare una alla volta. Come faccio in 3 minuti a fare una cosa per volta? Oh mio Dio. Qua, vicino al sangue, to. Come lo faccio? Drop, via. Ok, corriamo subito a riprendere il coso per stracciare a terra. Lo straccio, ecco. Ok, l'ho preso. Allora, abbiamo 2 minuti. Secondo me se riesco a pulire un po' il sangue non mi arrestano. 3 colpi l'ho bruciato. Uno è là dentro. Però va bene. Però dai, magari se quello la toglie dalle scatole, da sola, non è che per forza è colpa mia. L'unico problema è la mia divisa a terra. È l'arma che ho perso. Ok, senti, facciamo use. Ok. Che cosa devo fare? Come si utilizza? Scusatemi. Oddio, qual è il tasto per pulire a terra? Posso pulire? Oddio. Crowbar, cosa serve? Cosa serve da fare? Come pulisco a terra? Ragazzi, c'è un problema, non so come si usa la cosa. Ok, senti, mop. Possiamo pulire a terra? No, ragazzi, non me lo fa fare. Che tasto devo utilizzare? No, questa è la cosa della lista di tutti. Vabbè, ragazzi. Oh, non si pulisce. È successo che c'è stato il team di... non lo so. Di pulizia totale. Dove ho lasciato l'arma? Penso di averla bruciata, no? No, mi dice che è in giro. Sentite, sapete cosa si fanno in questi casi? Quando tu hai ucciso tutta la scuola, non riesci a pulire a terra e la tua divisa è a terra con l'insieme all'arma, si fuga. Fuga, 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 dove ho lasciato? Aspetta, controlliamo a terra mentre... Forse l'ho lasciata tipo qua da qualche parte. Tipo qua sotto. Eccolo, eccolo, eccolo. Prendi, prendi, prendi. Ho 1:54 per bruciare l'arma. Ce la posso fare? Oh mio Dio. Corri, 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 corri. Via. 54 secondi. Aspetta. No, 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 no. Ok, pettina questo. Ok, messo. Abbiamo preso il taglierino con cui abbiamo fatto strage. Brucialo. Brucialo, non me lo fa bruciare. Fra. Ok, ciao, non c'è nemmeno più l'arma. E adesso come facciamo? Cosa potete, chi volete incolpare? Solo perché c'è qualche goccia di sangue a terra. Ma ti pare? Ma io sono una ragazzina molto
sportiva che si sta solo facendo un giro per la scuola. Ok, 27 secondi, ma io direi di scapparmene prima che arrivi la polizia. Anche l'unica cosa che non abbiamo tolto sono i corpi e il sangue. Però vabbè, non è che possiamo essere i serial killer più blayandere, anzi più bravi al mondo. Cioè, il mio primo giorno di scuola. Ok, non mi fa andare a casa. Go to home. Ok, la polizia ha trovato i corpi a terra, a scuola, ma anche nascosti. Ma non hanno trovato nulla per incriminarvi. Top Yandere 2023-2024. E dopo tanto tempo, vabbè, comunque non hanno incriminato Yamane, che sono io. E poi semplicemente Yamane è ritornata a scuola, a casa, a dormire. Bellissimo! Ok, effettivamente ci voleva qualcosa di simile a Yandere. Questo ci assomiglia tanto, non ho ancora capito benissimo il gioco. Ma se volete un video su tutte le eliminazioni che si possono fare con questo gioco, lasciate like e iscrivetevi con hashtag parte 2. Detto ciò, state attenti ad Halloween, mi raccomando. Non fate la Yandere. O i Yandere. Ci sono anche i ragazzi che si comportano così, attenzione.